Terremoto politico a Villorba, si dimette il sindaco Marco Serena. Dopo le proteste dei residenti arrivano le telecamere in zona stadio a Treviso. Mignane partono i lavori della scuola, nei mesi scorsi polemiche sul cantiere. A Crocetta del Montello Alpini contro il sindaco non ha dato il giusto valore al 2 giugno. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Treviso, l'informazione di Rete Veneta che vi accompagna ogni sera. Parliamo del terremoto politico che è avvenuto a Villorba in apertura con il sindaco che ha dato le dimissioni, sentite perché. Dimissione a sorpresa del sindaco ieri sera in consiglio comunale a Villorba. Marco Serena all'inizio della riunione ha preso la parola annunciando il passo indietro e aprendo di fatto la crisi ad un anno dalle rielezioni. Una decisione tutta politica e tutta in casa Lega. Serena ha motivato le sue dimissioni come scelta davanti ad un bivio. Da una parte il compromesso interno al partito, con una sorta di pace armata con i consiglieri leghisti ma dissidenti rispetto al primo cittadino di Villorba. Dall'altra mantenere la propria libertà d'azione al punto da rimescolare le carte pronto a ripresentarsi con la propria lista civica sganciata dalla Lega. Non si può dire che sia stato un fulmine a ciel sereno per il caroccio trevigiano quello capitato ieri sera a Villorba, perché gli attriti tra sindaco e segretario provinciale Dimitrico In, tra l'altro rinnovato giusto 15 giorni fa, ci sono sempre stati, seppur mitigati dal segretario nazionale Toni Darè. Segretario provinciale che comunque punta a ricomporre quello che sta diventando il caso Villorba. Non ci saremmo mai aspettati che il sindaco si dimettesse, anche perché le garanzie per la prosecuzione del suo mandato fino alla fine erano state date in maniera forte e chiara. Speriamo che ci ripensi, speriamo che rientri, lo spieghiamo con forza, anche perché abbiamo già visto a Resana cosa succede con i commissariamenti, il commissario prefettizio alla fine aprirà le porte ai profughi e questo assolutamente non lo vogliamo. Ci trasferiamo a Treviso dove arrivano finalmente le telecamere in zona stadio, se ne è parlato molto, adesso si passa all'operatività. Molto soddisfatti, anche perché il risultato ottenuto è stato praticamente conseguito dopo appena 7 giorni. Sono stupiti ma estremamente contenti gli abitanti dei palazzoni che si trovano a ridosso dello stadio Tenni dopo l'incontro con il primo cittadino Giovanni Manildo. Dopo le ripetute denunce di degrado, oggi la celere risposta dell'amministrazione comunale che ha deciso di installare una telecamera giroscopica su uno dei pali della luce che costeggiano la strada, per tenere alla larga teste calde, vandali, spacciatori e drogati. Abbiamo previsto di installare una telecamera che tenga conto, visualizzi e controlli 24 ore su 24 un'area molto importante, controlli anche la sicurezza stradale, quindi un presidio fisso in controllo in diretta collegato con la polizia municipale e le altre forze dell'ordine. In questa zona, teatro spesso di episodi criminosi, risse, spaccio e furti, la telecamera però non sarà l'unico deterrente. Aumentata la presenza dei vigili urbani, non solamente in divisa, perciò facilmente riconoscibili, ma anche in borghese con l'unità cinofila. Sono venuti a rubare proprio da me, in tutto il condominio, telecamere, polizia, vigili, per me va tutto bene. Andiamo a vedere il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con l'aiuto della grafica. Parliamo del Molinetto della Croda che chiude per protesta. Fanno bene, potete dirci la vostra con un SMS oppure una mail o un fax agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Ci trasferiamo a Miane e parliamo della scuola. Dopo le polemiche, al via i lavori. La sicurezza dei ragazzi e dei loro insegnanti prima di tutto. Intervento da 450.000 euro a Miane per accorpare scuola elementare e scuola media in un'unica struttura antisismica. Lavori al via nell'edificio che già ospita la scuola primaria e che l'anno scorso è stato messo a norma con un altro corposo cantiere da 560.000 euro. Ora in quello stesso immobile saranno trasferiti anche i ragazzi delle medie, un'80. Un unico istituto, ovviamente sicuro e quindi atto a poter ospitare questi ragazzi in tutta la loro sicurezza. Prossimo anno completeremo l'intervento perché ci sarà un terzo stralcio, però già per quest'anno insomma sono al via questi lavori per inserire questi ragazzi in sicurezza fin da subito. L'edificio che finora ha ospitato le medie risale ai primi del Novecento e a livello strutturale presenta diverse criticità, dice il sindaco. Data di termine dei lavori per quella che diventerà di fatto la nuova scuola il 28 agosto, in tempo per l'avvio delle lezioni.
Abbiamo fatto con difficoltà tutti questi interventi, ma ci siamo riusciti e speriamo appunto di portarli al termine quanto prima, anche con la pazienza di tutti, perché manca una settimana alla fine della scuola, ma già abbiamo cantierato e speriamo appunto che tutti capiscano che si tratta di un intervento importante per i ragazzi. Andiamo a vedere le immagini della festa, grande festa degli alpini, l'arrivo tra altre cose della bandiera di guerra del 7° reggimento degli alpini in piazza Treviso, perché dobbiamo parlare di un caso che si è sollevato a Crocetta del Montello. Tre diversi gruppi alpini con sede nello stesso territorio comunale, Crocetta appunto, hanno inviato una lettera al sindaco Marianella Tormena per il modo grossolano con cui è stata celebrata la ricorrenza della festa della Repubblica lo scorso 2 giugno, con iniziative limitate a corollario di una manifestazione di altro genere. Dopo la commemorazione dello scorso 4 novembre, che oseremo definire squallida, scrivono i presidenti dei tre gruppi ANA, la stessa cosa si è ripetuta il 2 giugno con un alzabandiera su un lampione. Duro attacco quindi al sindaco di Crocetta del Montello. Questa sera torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli a partire dalle 21.15-21.20 in studio, i veneti schiacciati dalla crisi e naturalmente i vostri sms da casa. È tutto per questa edizione di TG Treviso, vi saluto e vi auguro una buona serata. Le previsioni per domani: cielo sereno al poco più nuvoloso per passaggio di nubi alte e possibile sviluppo di cumuli in montagna durante le ore più calde. Venti a regime di brezza sulla costa, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie o in lieve calo in pianura, in aumento in montagna. Massime in generale aumento. Marcata escursione termica giornaliera.